faccio la giornalista, precisamente sono una cronista. Mi sono occupata di economia per 10 anni, poi ho fatto la cronista parlamentare e quindi ho avuto modo di frequentare, insomma, ambienti abbastanza sulla scia degli schemi mentali rigorosi e anche a volte un po' viziati dalla parte sinistra del cervello più che da quella destra, no? Ed è in quel periodo che ho cominciato a dare un po' più di spazio alla scrittrice, no? Che era in me, che invece avevo lasciato un po' più ai margini, perché comunque il lavoro di cronista è molto denso ed è quasi, diventi quasi un registratore che pensa, ma più un registratore che un essere pensante. E per l'anima lo spazio non è tantissimo. Insomma, l'amore per la scrittura che avevo sempre avuto e che si era espresso attraverso poesie, attraverso piccoli scritti, insomma, ha trovato una strada che si è trasformata in un primo libro e poi ora in un secondo. In questa occasione l'aspetto più forte è stato quello di avere il coraggio, nonostante io continui a fare la giornalista e la cronista, di scrivere un libro completamente libero, nel senso che il mio primo libro era comunque aderente alla realtà perché era un libro alla realtà visibile per l'appunto. Era un libro scritto ambientato in Sicilia, si parlava della storia della Sicilia, si sfiorava l'aspetto della mafia e anche storie vere, c'era di mezzo la guerra arabo-israeliana, la Palestina, tutti i territori occupati, quindi ero con i piedi fortemente per terra nel visibile. Ed invece in questa occasione ho proprio sentito, andando avanti, perché ormai questo lavoro lo faccio, insomma, da molti anni, l'esigenza di parlare proprio anche ai miei colleghi, anche al mio mondo, attraverso, diciamo, un racconto un po' inusuale, no? Perché in realtà il libro è ambientato a Trastevere, si parla di Roma, si vede Roma, Piazza del Popolo, insomma, questo personaggio protagonista è un'anziana, ha 89 anni, ed è lei, no? Che vive realmente in questa città. Però è anche lei che si accorge che realmente non aveva mai vissuto. Ed è questo il punto, che mi ha sollecitato poi a scrivere questo libro, perché in verità vi confido che stavo scrivendo tutto un altro libro, il cui protagonista era un chimico, volevo scrivere un libro sui rifiuti, quindi proprio un'altra cosa. Se non che una notte ho fatto questo sogno, ho sognato questa donna, ma proprio perfettamente, cioè il suo viso e un pezzo di quello che poi è diventato il libro, questa donna che mi raccontava che si era resa conto che lei aveva 89 anni, ma lei non aveva veramente vissuto la vita, no? Non si era accorta che esistevano tantissime cose invisibili che avevano una grandissima importanza. Lei era rimasta un po' nel suo mondo, chiusa. Quindi in realtà il giorno dopo, siccome avevo anche l'incontro con questo chimico, ho proseguito nel libro che stavo scrivendo, fino a quando invece a un certo punto ho ceduto e ho cominciato a scrivere quest'altro libro. Era tempo che stavo cercando di capire che strada percorrere io come essere umano, no? Era tempo, avevo chiesto anche a livello, insomma, redazionale, nella redazione giornalistica, avevo chiesto di cambiare perché non ce la facevo più a occuparmi di finanza, borsa, economia. Era una cosa che mi creava una certa sofferenza e anche non riuscivo a trovare l'equilibrio e l'integrazione dentro di me tra il mio rapporto con la parte spirituale, che è stato sempre fortissimo, con il mio lavoro, che era diverso, dove serve anche un po' di cinismo, soprattutto quando accadono fatti di cronaca che ti costringono magari a fare delle interviste anche a volte non delicate, o comunque trovi il modo, cerchi di farlo in modo delicato, ma non sempre vieni capito. Insomma, ero proprio in un bivio. E quindi il fatto poi di fare questo sogno la mattina mi ha proprio stravolto. Ho detto: Dio, ma allora qual è la cosa giusta? Continuo a fare la cronista, quindi mi occupo di un tema così importante che tra l'altro mi sta a cuore, perché l'ambiente per me è una delle cose che mi sta più a cuore, però parlo dei rifiuti, parlo di questa cosa, quindi sto, oppure mi consento di espormi anche un po', no? Perché ovviamente ora che sono uscita allo scoperto, perché quel giorno ho sentito una sollecitazione molto forte, anche in redazione un po' con me scherzano sul fatto che, appunto, no? Che io, per me è importante la meditazione, per me è importante anche quando devo fare un'intervista, che magari in certi accadimenti, non so, come la morte di alcune persone, no? Poi di intervistare i familiari, per me è importante un certo linguaggio, è importante anche, magari dico scusate, magari mi prendono pure in giro, che vai in bagno e mediti, cioè nel senso che decidere poi di scrivere questo libro è stato comunque un venire allo scoperto, quindi ci ho messo un pochino per decidere poi di dargli proprio lo spazio, eh. La mattina seguente, Adelisa salì sul primo vagoncino del tram.
Si aggiustò la camicetta a fiori blu che le scappava dalla gonna e cominciò il viaggio verso il centro della città. Accadde all'improvviso un fatto strano. Un pappagallo sgargiante entrò all'altezza di Trastevere. Ad Elisa rimase ferma dov'era. Qualche metro la divideva da quell'uccello variopinto. Tutti scattarono ammucchiandosi verso il lato opposto. Gridolini di aiuto vennero lanciati qua e là verso l'autista che imperterrito continuò a pattinare sui binari. Il volatile in questione era davvero bello ed elegante. Non aveva l'aria di chi sta per sferrare un attacco, aveva piuttosto lo sguardo da bullo di chi è in vena di conquiste. Alla fermata successiva finalmente entrò lui. Chinò il capo per salutare Adelisa con gentilezza, si grattò l'orecchio destro e si diresse verso il pappagallo che già lo fissava come ipnotizzato. Si avvicinò ancora fino a sfiorarlo. L'uccello alzò l'ala verde pistacchio e la posò sulla sua giacca. Il violino cominciò subito a suonare e il volatile a danzare roteando su se stesso e virando dolcemente da un lato all'altro del tram sull'onda della melodia. I passeggeri addossati sul fondo guardavano la scena mentre il pennuto si godeva la musica gorgheggiando una strana parola. Quando l'uomo batté sulla propria spalla due volte, il pappagallo smise subito di volteggiare e ci salì sopra. In quel momento le porte si aprirono e i due levarcarono. Adelisa li seguì d'istinto, ma si ritrovò sola. Delusa e arrabbiata, si incamminò per le viuzze di Trastevere, ripensando alla strana parola. Era certa che avesse un significato, che dentro vi fosse un messaggio in codice per lei, ma non riuscì assolutamente a decifrarlo. Mon vie s'en va, sogni il do. Mon vie s'en va, mon vie s'en va, sogni il do. Ma.